Oggi sono un po' in imbarazzo con voi, sapete perché? Perché sono usciti i dati del lavoro. Dal primo giorno dell'azione del governo ad oggi, grazie non a noi, grazie al Jobs Act, noi come governo non siamo quelli che assumono, ma i dati del lavoro fatti dall'Istat, certificati dall'Istat, dicono che siamo dal giorno in cui noi siamo entrati a Palazzo Chigi ad oggi, dati Istat rilasciati alle 10, più 599.000 posti di lavoro in Italia. Di questi, il 75% sono a tempo indeterminato. E noi politici siamo in imbarazzo perché consideriamo questi dati come dei numeri. In realtà sono storia, sono persone, sono coppie che si sposano, che mettono al mondo un figlio. Sono persone che hanno la forza e la voglia di guardare al futuro. Qual è il problema? Che questi 599.000 posti di lavoro, mentre eravamo in aereo, Del Rio e Franceschini hanno detto ma non potevano essere 600.000, veniva meglio. E ho capito. Franceschini parte con 500 posti di lavoro in più sulla cultura, ma ancora sono pochi, perché sta facendo il concorso ora. Ma i 599.000 posti di lavoro, detti a Taranto, rischiano di suonare come una beffa. E allora c'è bisogno di fare uno sforzo tutti insieme, perché nessuno consideri questo risultato come un traguardo, ma ci sia voglia di continuare, di andare avanti, di far ripartire gli investimenti pubblici che sono stati bloccati dalla cultura dell'austerity in modo assurdo e atroce.